di dover indossarne una per sbaglio. Magari qualche minuto prima, in maniera tale da poter effettuare la premiazione. Ancora 4-6 e grazie di cuore per il contributo che avete dato. Ovviamente Roberto Scarpini che sta facendo l'annuncio qui allo stadio. Dai ragazzi, continuiamo così su questa strada che avremo una grandissima stagione. Forza ragazzi, forza Inter, Lorenzo Di Gallipoli. Premetto che non sono estimatore di Krasić, cioè è un buon giocatore ma nulla di più, ma magari vederlo da noi giocare, magari esplodere in quello che sa fare ed essere determinante per le nostre vittorie mi farebbe particolare, lo stuzzicherebbe, ma in sostanza mi darebbe particolare soddisfazione. Intanto è iniziata una partitella, ero in campo, la cosa più divertente Non caso vorremmo. Di spostarsi prima che qualcuno mi scambi per un compagno e mi calci il pallone. Dicevo, gli piacerebbe a Lorenzo, la possibilità di vedere Krasić con la maglia dell'Inter. Tanto pallone lungo, ci arriva Rodrigo Palacio che lo controlla. Andiamo partita di fatto con una attacco contro difesa. Attacco contro difesa, ok. Si inizia con l'impostazione di Walter Samuel che cerca Benassi, però da quella parte c'è Livai che controlla il pallone, punta in zona centrale, trova Coutinho. Abbiamo parlato poco di Livai in questi giorni. Lo faremo, intanto entra in aria Palacio che cerca il destro, deviato all'ultimo istante, palla che termina in angolo, non ci sarà calcio d'angolo evidentemente perché si riparte dall'attacco come da tradizione. In questo esercizio attacco contro difesa, impostazione, i due difensori centrali sono Walter Samuel e Andrea Ranocchia e poi Benassi, vedete che gioca davanti alla difesa come faceva nella primavera di Bernazzani. Dall'altra invece la coppia Silvestre con Cristiano. Palacio sempre saldamente in posizione di esterno in zona d'attacco, il controllo di Coutinho quasi da regista, non riesce, riparte bene l'Inter con il Cuccio che cerca il pazzo Pazzini, anticipato per un istante da Walter Samuel. Andrea Stramaccioni sempre nel vivo del gioco, sempre vicino ai suoi ragazzi. A dettare i tempi. Livai, Benassi e Walter Samuel, la testa alta del difensore argentino, Garritano, accelera. Prima con Tommaso dallo studio faceva riferimento a una chiacchierata che aveva fatto con mister Sergio Zanetti, lui che l'ho avuto. Guarda, Benassi in destro un po' alto. Di Garritano diceva uno dei suoi pregi è sicuramente l'umiltà, che lo aiuterà nella carriera. Ragazzo, è importante per un giovane, sì, no? Riuscire a mantenere i piedi per terra perché lui anche, è successo anche perché, da un po' pensarci, testa. Lui ha fatto parte della primavera a inizio stagione con Stramaccioni, poi c'era tanta gente in quel ruolo lì, Andrea l'ha rindirizzato essendo un 94 alla Beretti, lui ha giocato benissimo, non si è poteva restarci abbattuto anche un po' la come può succedere, ma uno gioca in primavera poi lo mettono in Beretti e magari ci può rimanere male, lui no, assolutamente, ha giocato benissimo, un grande impegno, lo vediamo adesso con le sue principali qualità, il duetto tra lui e Coutinho è assolutamente di livello, Coutinho lo serve in profondità, entra il sinistro, la palla che termina fuori, non è il suo piede migliore, ha chiesto scusa immediatamente. E allora? Allora. Tanto dall'altra parte i giovani in Baie, Longo, Duncan continuano questo riscaldamento e come è capitato tra l'altro nella giornata di ieri anche nel corso degli allenamenti entreranno a sostituire chi allora, è in campo. Anita Schiavi, ci sì, tengo molto a rispondere. Anita. Amica Anita, sì sì, cara Anita, ascoltami bene, ho scritto questa mail che leggo quasi per intero, lei è molto arrabbiata, che dice che è dispiaciuta perché è un trattamento nei confronti di Dejan Stankovic, lui ha giocato col male, lui ha giocato anche quando c'erano state situazioni difficili che lo fischiavano, e tutta una serie di considerazioni che fai, comunque tra l'altro sapete tutti perché insomma Dechi, la storia di Dechi non dobbiamo raccontarla ulteriormente. Allora, per quanto riguarda Dechi Stankovic, se posso Anita dirti quello che penso, credo che è stato operato un problema abbastanza serio al tendine d'Achille, adesso sta recuperando e se doveva venire qua a Pinzolo per andare in bicicletta può andare in bicicletta alla Pinetina, non c'è nient'altro, inutile stare a discutere. Se poi ci fossero, come ha detto lui stesso nell'intervista che ha realizzato Sky, credo fosse Matteo Barzaghi l'intervistatore, se ci fosse un'altra questione legata a quello che può essere un interesse di un club, ne parlare lui con la società, ma non, lo diceva costruito sulle labbra, non c'è niente, semplicemente si tratta di una di programmare anche un recupero, continuare una preparazione, perché se lui viene qua e poi dopo diciamo viene qua solo per far parte del gruppo perde dei giorni di lavoro e lo pensa lui stesso, nel senso
non posso citare delle conversazioni private, però sta lavorando per recuperare e questo è quello che conta. Poi se ci saranno delle evoluzioni, non saranno, sono evoluzioni completamente indipendenti da quello che stiamo dicendo adesso, non è che non è qui per qualche ragione, semplicemente sta recuperando, punto. Tutto cara Anita, perché mi dispiace se poi dopo ci rimani male. Carlo Palazzo, Corti che ci scrive: ciao Pinzolo, come state amici? Ciao Nagaio, ciao Roby, scusate se non mi sono fatto più vivo, ci sono ancora, come mi piacerebbe essere lì con voi, che belle sensazioni, in bocca al lupo a tutti, amala, strapazza Inter, amala. Mi piace, bellissima la maglia rossa, che ha detto ci sono queste belle sensazioni che arrivano. Assolutamente, no, era un po' che non ci scriveva Carlo, quindi qualche mese, ci fa piacere che sia tornato a scriverci e ci fa piacere che succeda ad altri, non solo a lui. Guarda questo cambio di campo tra Palacio e Longo. Informazioni tattiche, secondo te? Ha cambiato la posizione? Sì, Longo può giocare anche da esterno, l'ha fatto in next gen quando il gioco si faceva duro, spesso è andato all'esterno perché ha grande qualità, vedete come è andato sul fondo bene, sì, con Jonathan, ha fatto fatica, Palacio invece sulla corsa di destra, Benassi benissimo, traversa. Ragazzi, Benassi classe 94, lo sottolineo, questo ha una personalità comunque, Emiliano di Reggio Emilia se non ricordo male, palla che scende in mezzo, insomma, davanti a 3.000 persone che ti guardano, in mezzo, mai giocato con la prima squadra, si sta allenando da qualche giorno, palla che scende, calcio di collo pieno, traversa, tra l'altro con un portiere che è alto 1,95 m, non è che sia la cosa più semplice del mondo, Palacio sulla corsa di destra cerca lo stesso Benassi, il cross, la palla deviata da Cambiasso e termina in out. Mi viene l'istinto di raccontarla, no? Ma è bello così, perché almeno da casa seguono ancora meglio questa seduta di allenamento, no? Perché sono molto più concentrati. Intanto qui c'è il fuorigioco e la grande incrocio dei pali di Pazzini, Roby. Anche qui, strepitosa azione. Ragazzi, ci scrive Salvatore. Scusate se vi interrompo, c'è un contributo, un'intervista molto lunga. Ieri abbiamo avuto il piacere di avere ospite Cristian Chivu, o meglio, in realtà è casa sua, però insomma ci ha fatto molto piacere fare questa lunga chiacchierata. Roberto Scarpini l'ha fatta con Cristian Chivu. Oggi invece è stata la volta di Esteban Cambiasso. Se siete d'accordo, potremmo vederla, che diciamo così anche il tempo stringe, e poi ci godiamo gli ultimi minuti di allenamento e naturalmente gli ultimi messaggi. Non so se abbiamo la possibilità, Tommaso, magari andiamo avanti, alterniamo delle immagini dell'allenamento a quello che l'intervista di Cuccio Cambiasso, se è possibile, usando quello che in gergo viene chiamato toolbox, signor Secchi. Ma mi basta capirà. Chiedere, signor Secchi. Era già così. Che perché te lo dico a fare, ma, la risposta di... Enorme professionista, signor Secchi, perdono, chiedo venia. Esteban Cambiasso. Anzi, la signora Petra, lei è la professionista, mi perdoni, signor Secchi, se l'ho coinvolta per una volta. Va bene, Tommaso? L'intervista di oggi con Esteban Cambiasso. Cuccio, ben ritrovato, pronti per un'ennesima, una nuova stagione con tanta voglia di vincere. Sì, grazie. Sì, contento perché sempre nuovi stimoli. Il ritiro magari è il pezzo più duro della stagione, ma sicuro che lo affrontiamo con tanta voglia. Una stagione passata con tante cose che non sono andate come erano andate invece in passato, ma forse proprio dopo tante vittorie una stagione negativa può servire per raccogliere, cioè bisogna cercare di trovare anche nelle negatività le cose utili da cui ripartire. Sì, io l'anno scorso tante volte avevo detto che il fatto di fare un'annata così doveva servire per capire gli errori, se uno ha la capacità di capire gli errori e saper ripartire, sicuramente l'annata, anche se è negativa, non è buttata nel cesso. È normale che non si può vincere tutti gli anni, uno quando prende questa abitudine ancora ha più rabbia quando non si riesce a vincere, ma sapevamo che questo prima o poi doveva capitare. Sarebbe stato bellissimo vincere di seguito per 20-30 anni, ma non l'ha fatto mai nessuno, in più credo che quello che siamo riusciti a fare noi è già da record, quindi cercare di imparare questi errori e ripartire con tanta voglia. Si diceva nel momento delle vittorie, dice, forse non ci stiamo neanche rendendo conto di che impresa stiamo facendo con questa striscia, è bastato
un anno per, senza vincere qualcosa, per capire, per dare anche un valore maggiore a quello che sono state le annate precedenti? Sì, ma è assolutamente normale nella vita di tutti quanti, penso che succede nel quotidiano, uno mangia tutti i giorni, uno ha la possibilità di avere un tetto, uno ha la possibilità di divertirsi, di stare in famiglia, anche coi seri, con la famiglia, uno si rende conto magari della importanza che hanno i familiari nel momento che non ci stanno più, i nonni, parlo di chi ha ancora tutti i genitori, i fratelli, penso che anche questo, uno nel momento che ce l'ha li sembra quotidiano e se li gode, ma nel momento che mancano fa più male. Avete iniziato con tanto lavoro, ma questo è un po' il periodo in cui bisogna mettere benzina. Rispetto all'anno scorso poi la differenza della prima gara ufficiale è proprio minima, 6 di agosto la Supercoppa e quest'anno 2 di agosto la prima gara ufficiale con un preliminare, quindi più o meno sì, simile, cambia qualcosa tra una finale e una... No, penso che rispetto all'anno scorso c'è un qualcosa di positivo, che è il fatto di non partire con tanti giocatori in meno, perché l'anno scorso, ad esempio, tutti i sudamericani non eravamo qui, siamo ripresi a lavorare a Milano, abbiamo perso quella Supercoppa con tanti giocatori in meno, quindi adesso sono arrivati dei giocatori nuovi già presto, quasi all'inizio del mercato, quindi il mister ha tempo di conoscerli, anche noi, e mancano pochi, quindi in questo senso il fatto di che l'europeo non abbia avuto tanti giocatori dell'Inter, fra virgolette, è positivo. E poi per esempio Sneijder, comunque l'Olanda è stata eliminata, quindi non arriverà fra 20 giorni, ma magari già settimana prossima. Quanto è importante sentire questo entusiasmo da parte dei tifosi? Molti pensavano, magari sicuramente sbagliandosi, che dopo una stagione magari la presenza del tifoso sarebbe stata magari un pochettino più tiepida. Invece c'è grande entusiasmo, c'è grande voglia. Questo nuovo progetto, quest'Inter con Stramaccioni, con qualche ragazzo giovane, con i volti nuovi, ha convinto subito? Ma veramente non so chi poteva pensarlo. Probabilmente uno che non conosce il mondo di Inter. Io il primo mio ritiro l'ho fatto 8 anni fa, dopo che l'Inter non è che c'era un anno che non vinceva, sino che c'erano tanti anni e l'entusiasmo era enorme, la gente ci dimostrava un calore tremendo e credo che questo è normale che accada anche qui e siamo molto felici di poter condividere questo periodo con i tifosi, perché alla fine se le cose nel bene e nel male si fanno tutti insieme, anche quando le cose vanno male i tifosi non sono fuori di questa situazione e quando le cose vanno bene sicuramente chi ci dà una spinta in più sono loro. Quanto ti piace il calcio di Stramaccioni? Beh, non mi piace parlare molto degli allenatori, perché adesso sembra normale dire che mi piace, qualsiasi cosa che possa dire è un po' fare bella figura nel confronto del mister, quindi per non far sì che qualcuno possa intenderlo così preferisco non parlare, penso che la cosa più importante è cercare di interpretarlo e farlo bene. L'anno scorso Milan e Juventus e Milan hanno dimostrato sul campo di avere qualcosina in più rispetto a tutte quante le altre. Adesso siamo agli inizi del mercato, quindi in realtà poi abbiamo visto esperienze delle ultime stagioni che gli ultimi giorni d'agosto sono poi magari arrivati in tante squadre dei giocatori che si sono dimostrati importanti, quindi forse è presto fare una previsione. Però ritieni che sarà un'annata con un campionato un pochettino più equilibrato quest'anno, con anche la Juventus impegnata ogni 3 giorni al pari delle altre? L'anno scorso questo non è accaduto. Sì, penso che sì, che sarà equilibrata, però